Fratelli d'Italia ha un ottimo risultato, migliora il risultato rispetto alle scorse politiche, l'intera coalizione di governo ha un buon risultato, è l'unico governo, l'unica forza al governo in Europa che migliora, tutti gli altri governi, la maggior parte degli altri governi sono in difficoltà. In generale l'Italia ha dato un impulso all'Europa e a tanti paesi europei, membri dell'Unione Europea, per andare verso un cambiamento. L'Italia rappresenta un modello, è il vero cambiamento di questi anni in Europa e questi risultati lo stanno confermando. Vuole dire qualcosa sui vostri alleati, sul successo di Forza Italia, insomma almeno quello che si profila come il successo di Forza Italia? Si sta avverando, a quanto vediamo, adesso i risultati sono ancora provvisori, quello che Giorgia Meloni aveva auspicato fin dall'inizio, e cioè che tutte le forze di governo migliorassero il risultato rispetto alle politiche. Questo sta accadendo e indica la qualità del governo, dell'azione di governo e come viene recepito dagli italiani. Viene confermata secondo lei la maggioranza Ursula in qualche modo, anche se cambiano gli equilibri in alcuni... Questo è da vedere, dobbiamo vedere i risultati come si assestano, ci sono tanti che attualmente vengono indicati come non appartenenti ad alcun gruppo, però ci sono, bisogna vedere poi appunto come viene articolata la cosa e bisogna anche vedere le scelte che farà il Partito Popolare, perché all'interno del Partito Popolare non sono tutti uguali, ci sono quelli che sono perfettamente... come Forza Italia, che ha scelto di fare un governo di centrodestra, altri invece che probabilmente hanno altri obiettivi. Quando successo in Francia sfuma l'ipotesi Draghi a questo punto. Questo è, diciamo che non credo che sia la prima scelta di tanti che hanno avuto un ottimo successo in queste elezioni. Vuole dire qualcosa sull'astensionismo? Se l'aspettava sotto il 50%? Se ne è parlato molto, è sicuramente un problema, vediamo che anche in altri stati europei succedono le stesse cose. Di certo noi abbiamo fatto tutto il possibile per sottolineare l'importanza di queste elezioni e qualcuno può averla presa, anzi sicuramente molti l'avranno presa, l'importanza anche di votare contro di noi, però questo è stato, noi abbiamo sicuramente fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per sollecitare le persone, gli elettori ad andare a votare, a esercitare il loro diritto. Molti hanno scelto di non farlo, alla fine dobbiamo rispettare anche questa scelta, pur non condividendola per nulla. Ecco. Allora, voi siete stati molto attaccati in questa campagna elettorale, le volevo chiedere se tra il vostro voto, la conferma del vostro voto, quella di Alternative für Deutschland e quella della Le Pen in Francia, che sono stati partiti molto demonizzati come lo siete stati voi in Italia, ecco, questo tipo di strategia non paga facendo le debite distanze tra voi e questi altri due partiti? Sono situazioni, come ha detto lei, molto diverse, però indubbiamente quello che conta alla fine è anche quello che fanno coloro che indicano certi avversari come impresentabili, orribili e così via, e conta la realtà. In Italia c'è stata le previsioni che se avessimo vinto le elezioni sarebbe stata l'Italia isolata, l'economia al disastro, invece è successo esattamente l'opposto. Tutti i parametri economici sono positivi, aumentano i nostri consensi e l'Italia è modello in Europa sotto molti aspetti, direi dal punto di vista della struttura politica, no? del campo politico come si profila, ma anche tanti altri aspetti come l'accordo con l'Albania per l'immigrazione e in parecchi altri, per cui diciamo che stanno andando le cose come noi speravamo e come gli altri invece prevedevano con assoluta e grande orgogliosa certezza che noi saremmo andati in direzione opposta. Invece si è dimostrato che la nostra ricetta, la nostra azione politica è stata positiva. Vuole dire qualcosa sul ritorno della sinistra classica, AVS e il PD, che hanno ottenuto un buon risultato mentre il Movimento 5 Stelle si attesta tra il 10 e l'11%? Ma per noi cambia poco, indubbiamente è chiaro che PD, a quanto pare, PD e Verdi e Sinistra hanno preso moltissimi voti al Movimento 5 Stelle. Questo sembra abbastanza evidente che c'è stato un travaso in questo senso. Nel complesso però il centrodestra avanza rispetto alle elezioni politiche. Ma come cambierà il governo il netto sorpasso di Forza Italia sulla Lega, anche in una percentuale importante? Non credo che cambi, perché il governo è basato sui numeri che si sono prodotti con le elezioni
del settembre 2022, se ci saranno, non sappiamo. Se verranno delle richieste, ovviamente verranno prese, vedremo quali sono, ma al momento non ce ne sono e mi pare che anche gli altri partiti, cioè, insomma Lega e Forza Italia, dicevano che queste elezioni, il risultato di queste elezioni non avrà conseguenze sull'azione del governo, che continua in attuazione del programma che abbiamo presentato e che stiamo portando avanti. Vuole dire qualcosa sulla Francia e la Germania? Il terremoto politico cambierà qualche cosa anche sulla guerra russo-ucraina? È presto per dire, va bene. È presto per dire. Come non detto, grazie.